Risulta ancora irreperibile l'ottavo uomo che è sfuggito alle forze dell'ordine nel corso dell'operazione strike avvenuta oggi alla Mezzia Terme. In manette sono finite sette persone, tutti giovanissimi, con l'accusa di spaccio di droga. L'operazione è il risultato di ben 6 mesi di indagini e ha impiegato 40 uomini del commissariato di Lamezia. Una gang dedita allo spaccio, quindi con affiliati appartenenti a famiglie malavitose lametine, facenti capo in particolare al gruppo da Ponte Cannizzaro e coinvolte in passato in faide sanguinose. L'operazione Strike rappresenta lo sviluppo investigativo dell'operazione Village del luglio 2012, il cui processo si è concluso recentemente con la condanna degli imputati, tranne uno dei coinvolti. Gli stupefacenti provenivano dalla piana di Gioia Tauro, dove si sta ricercando anche l'uomo sfuggito alle forze dell'ordine. Noi riteniamo che lo spaccio di droga sia un fenomeno veramente allarmante nella città di Lamezia Terme. È allarmante sotto vari profili. Al di là del fatto criminoso in sé, noi abbiamo potuto notare che lo spaccio riguarda non soltanto tossicodipendenti, ma anche normali cittadini, quali, come vi accennava prima il dottore Borelli, ricorrono in determinate circostanze a uso di sostanze stupefacenti, anche cocaina, in relazione ad alcune festività particolari. È un fenomeno quindi che riguarda, ripeto, buona parte della cittadinanza e che deve essere represso in maniera veramente pregnante e in modo massiccio da parte delle forze di polizia. Il dato allarmante che emerge non solo da questa indagine, ma anche da altri tipi di indagine, è che nel periodo di Natale, perché le indagini si vengono a finire adesso a novembre, ma in realtà noi abbiamo fatto 6 mesi di attività investigativa, nel corso delle intercettazioni il problema di questo gruppo e di un altro gruppo che stavamo monitorando era quello di approvvigionarsi di sostanze stupefacenti perché praticamente la domanda era di gran lunga superiore all'offerta. Cioè anche ragazzi insospettabili, mi riferisco al garzone di panetteria, al pizzaiolo, all'operaio, all'impiegato che desidera trascorrere i suoi sabati sera assumendo cocaina. Cioè.